Nome e cognome. Massimiliano Cuccovillo. Età. 32. Professione. Intermediario assicurativo. Hobby. Musica, corsetta e litorania. Miglior pregio e peggior difetto. Allora, miglior pregio, dicono che so ascoltare e risolvere problemi. Difetto, sono ossessionato dalla precisione e le ossessioni non vanno mai bene. In quale lista ti candidi? Fratelli d'Italia. Quale candidato sindaco sostieni? Francesco Spina. Perché? Perché a mio avviso è la persona con capacità, doti politico-amministrative corrette per governare la nostra città. Da un voto agli altri candidati sindaco. Bravissime persone tutte quante, Angelo Antonio, Franco, Vittorio, do un sì politico a tutti quanti. Perché ti candidi? Perché mi candido? Perché ci candidiamo. Io ho l'onore e l'onere di rappresentare un gruppo col quale facciamo politica dall'età di 16 anni, non potevamo neanche votare. Ci ha sempre appassionato la politica, abbiamo sempre calpestato vari scenari, varie campagne elettorali, quindi ripeto, rappresento un gruppo, in questo gruppo ci sono tanti amici, tanti professionisti, tra cui devo citarne almeno due, Giulio Villani e Cosimo Sasso, che molti li conoscono per organizzazioni di eventi ed altro. La prima criticità da affrontare. La prima criticità da affrontare, ce ne sono diverse. La prima che affronterei è la rinascita della nostra città, soprattutto in chiave turistica, proprio con gli eventi. Bisogna fare una pianificazione, una programmazione, partire dal basso, riprendere le periferie che sono abbandonate e fare un discorso più con visione futura per quanto riguarda tutta la nostra litorania, Porto e quant'altro. Un punto del programma che ti sta a cuore. Il punto del programma sicuramente ambiente, verde pubblico, Ideors, l'arredo urbano. Le prime parole che diresti in consiglio comunale. Le prime parole in consiglio comunale. Non ti risponderò con una frase fatta. Ti dirò, quando uno pensa fuori dagli schemi, quando sei fuori da certe dinamiche e quindi sei libero, puoi permetterti di dire e fare tante cose. Vedremo quali saranno le prime. Perché i cittadini dovrebbero votarti? Perché i cittadini dovrebbero votarmi, anzi dovrebbero votarci, sempre riprendendo la chiave del gruppo, perché abbiamo una visione futura, seria e concreta per la nostra comunità e la nostra città.